Allora, innanzitutto cominciamo subito questo nostro ricco quarto evento, perché ormai non finirà mai questo evento, questa cosa qua, perché ogni anno c'è una cosa nuova. Ad esempio, quest'anno sono esattamente 40 anni dalla prima messa in onda dell'Uomo Tigre II, che viene praticamente all'incirca, diciamo, 2 anni dopo la venuta in Italia dell'Uomo Tigre, che l'Uomo Tigre, ricordiamo, è del 69, e nel 69 questa grafica che vedete qua, comunque, che avete visto nel primo episodio, veniva considerata l'avanguardia dell'animazione. E anche oggi comunque viene molto apprezzata, perché alla fine ha dei tratti importanti, dei disegni grafici comunque leggermente differenti dal solito, però ecco. Se andiamo a vedere, molti lo criticano per essere un cartone molto approssimativo, un anime molto approssimativo. Però, se andiamo a vedere anche oggi, ci sono molti cartoni bidimensionali, come questo, che sono fatti forse anche peggio a livello grafico, ok? Mi viene da pensare semplicemente ai cartoni anche per i bambini o qualcosa. Ne so, facciamo due esempi così, magari il cartone può essere bellissimo, per carità, però io ti sto parlando del discorso, vi sto parlando del discorso proprio della grafica, per dire, i fantagenitori, il cartone può essere simpaticissimo, tutto quello che vi pare, però non è che c'è una grafica che fa impazzire, ovviamente. Portiamo un esempio stupido. Ci sono tanti altri cartoni che a livello grafico sono fatti bene, ok? Anche che sono magari di quegli anni lì o comunque recenti. Però ecco, non è un discorso secondo me incentrato troppo sulla grafica quello che dobbiamo fare, ma dobbiamo fare un discorso sul tempo. Perché questo è un cartone che ancora oggi molta gente se lo ricorda, ne parla e tutto quanto. Io poi sono una testimonianza vivente perché durante le fiere io faccio le foto con i bambini, con le persone dei 60 anni, coi vecchi, insomma, ragazzi giovani con meno, più piccoli di noi, coetanei nostri, per cui è un mito che ripercorre almeno 5 generazioni. Non per niente il 2 ottobre ha festeggiato 53 anni, per cui insomma non parliamo di una cosa recente. Se una generazione viene considerata, diciamo, ogni 10 anni una generazione, ne sono passate 5. Però ecco, tutti ricordano questo cartone, un po' perché è stato veramente un boom assurdo, specialmente negli anni Ottanta, con la creazione poi di gadget, anche un vero e proprio personaggio nella storia del wrestling, ok? Perché poi molti personaggi che vedete qua presenti, tra cui il gigante Baba e Antonio Inoki, che tra l'altro ci ha lasciato proprio il 1 ottobre, alla soglia dell'anniversario, tra l'altro, guardate il caso, e praticamente insomma, ha portato anche la creazione di questi personaggi nel percorso inverso. Cioè l'Uomo Tigre è totalmente inventato, mentre Baba e Inoki sono lottatori veri. Allora perché non creare un vero lottatore? Ed è stato creato un vero lottatore anche per l'Uomo Tigre. Come sappiamo tutti, il primo è vissuto a cavallo della seconda serie. Infatti, la seconda serie, che dura solo 33 episodi rispetto alla prima, che sono 105, vede comunque delle mosse realistiche nel wrestling, una grafica migliorata, però comunque una storia che alla fine ripercorre un pochettino la storia dell'Uomo Tigre formato un autodafé, diciamo così. Bisogna dire anche un'altra cosa, perché la prima serie di diciamo, di questi 105 episodi è come se fosse divisa in due parti, perché il personaggio cresce con il pubblico, che comunque 105 episodi per una puntata a settimana sono durati praticamente dal 68 al 69, tutti questi episodi, 2 anni, per cui anche nel cartone si vede comunque la crescita del personaggio. Infatti, la prima serie a livello proprio culturale viene divisa in due tronconi. Due tronconi da 52 episodi uno e 53 episodi l'altro. Per quale motivo? Perché cambia proprio tutto. Cambia la storia, cambiano in parte alcuni personaggi e soprattutto cambia la voce. Ed è qua che vi voglio portare. Perché? Tutto questo preambolo per arrivare a che cosa? A un discorso molto importante. Perché?
Avete visto ad esempio Ruriko? Ruriko, no? L'amica di Naoto e Bazuki, che praticamente sono Bazuki e Naoto e Ruriko sono due fratelli che gestiscono la casa degli orfani, ok? Quelli che avete visto più grandi. Praticamente, forse Valerio, che magari se ne intende, ha riconosciuto che la voce di Ruriko è quella di Ryūko Shiso, la voce di Marge dei Non mi sono mai Simpson. informato, quindi no, non lo sapevo. Quante persone l'hanno riconosciuta, ad esempio, qui dentro? Quella, la prima voce che avete sentito, ovviamente stiamo parlando di un doppiaggio del 1982 in Italia, per cui la voce ovviamente è diversa, ok? Leggermente, però comunque è la stessa identica voce di Marge, perlomeno fino a poco tempo fa, perché mo adesso è stata cambiata anche lei. Poi hanno cambiato la doppiatrice. Forse un po' sbagliando secondo il mio punto di vista, perché come è successo per l'Uomo Tigre, anche Ruriko ha cambiato la doppiatrice, però gli è stata messa una voce molto più giovanile a Ruriko e lo stesso discorso poi all'Uomo Tigre, che noi abbiamo questa sera ospite, tra virgolette, attraverso il video che poi andremo a vedere. Marco Bonetti, che è stato il primo doppiatore dell'Uomo Tigre, quindi quello che avete appena ascoltato nell'episodio che abbiamo visto. Però poi è stato sostituito da Oliviero Dinelli, che ha doppiato anche l'Uomo Tigre II. Oliviero Dinelli è famoso per essere la voce di Johnny English, Rowan Atkinson, per capirlo. Poi ha fatto tante altre cose, però principalmente lo associamo a lui, insomma, così per farla breve. A differenza di questi altri doppiatori, tipo abbiamo detto Nino Scardina l'altro anno, che è stato ospite da noi, Marco Bonetti, ovviamente Oliviero Dinelli è inarrivabile, quindi sarà difficile averlo ospite, però magari l'anno prossimo ci provo, vediamo se ci riesco. Anche perché ci sono rimasti pochi purtroppo i doppiatori dell'Uomo Tigre, anche perché alcuni o si sono trasferiti o purtroppo non ci sono più fisicamente, per cui è impossibile. Detto questo, è stata cambiata la voce anche di Marco Bonetti con quella di Oliviero Dinelli. E proprio nello stesso periodo, tutti quanti, all'episodio numero 52, dal 53, hanno cambiato tutti la voce. Per me è stato un grande errore perché o facevi questo cambio al contrario, perché come avete sentito, la voce di Marco è leggermente più rude, nonostante era giovane all'epoca, però leggermente più adulta. Mentre quella di Dinelli è molto più giovanile, per cui secondo me, se volevano fare questo cambio, avrebbero dovuto farlo al contrario, perché avrebbe avuto magari un pochino più senso, ecco. Però lì entra sempre il solito discorso del rinnovo dei contratti, dei soldi, di questo, di quest'altro, arrivederci, grazie, e poi solite storie così, che non entriamo nei Ah, dettagli, questo non so cosa non potreste chiedere questo a entriamo nei Bonetti. dettagli. Gli è stato chiesto, ma diciamo che abbia ha sorvolato, per cui nell'intervista parleremo di tutto con Bonetti, come è stato l'altro anno con Nino Scardina. Parleremo comunque del suo impegno anche al di fuori del doppiaggio, ma ovviamente l'intervista è incentrata Nino sull'Uomo Scardina invece è Tigre. rimasto a prendere la seconda parte oppure anche Nino lui se l'è Scardina ha tolto? doppiato tutto praticamente. Nino Scardina ha fatto Mister X l'ha fatto perché, tra virgolette, poi lui venne proprio scelto dal direttore del doppiaggio allora, che non mi ricordo chi era, e quindi rimase per questo motivo fondamentalmente inadeguato. Però ecco, così a titolo informativo vi do qualche news, perché me l'ero segnata qua. Praticamente la voce di vediamo così. Ah, e tra l'altro qua, visto che ne è stato parlato sempre il discorso del doppiaggio, no? Molti hanno fatto, diciamo, il discorso, ma come farà Yansante a doppiare due personaggi nello stesso film? Ecco, morale della favola, anche qui c'è la stessa cosa. Nei cartoni animati era Sì, molto semplice, di però Marco Bonetti. il problema è che anche nel cartone animato, che tu dici magari sai, fai due personaggi differenti, però anche in quei due personaggi differenti comunque si incontrano molto spesso, per cui è fantastico sentire la voce di uno stesso personaggio che doppia poi. Cioè che si risponde, ecco, fa le domande e si risponde, questo è bellissimo. Comunque lo dico per te, a titolo informativo, dopo Ryūko Shiso c'è arrivata Gabriella Andreini a doppiare la cosa, e a doppiare Ryūko, insomma. Però
Poi non sappiamo che, ma c'è stato anche un altro cambiamento, questo è più interessante per il nostro amico Cima, che l'ha impersonato ovviamente nel gruppo gospel, ovvero la voce di Mr. Fudò è quella di Gabriele Carrara, però poi il nuovo doppiatore non si è mai capito chi è. Anche perché poi alla fine, eppure Mr. Fudò resterà per tanti altri episodi, ma non è mai stata accreditata la seconda voce, forse sarà stato uno che hanno preso lì a San Giovanni, hanno detto senti guarda qui dovete fare il doppiaggio, mi serve questo personaggio e vai, pure un personaggio importante. Però vabbè, allora se qui possiamo vedere il nostro TV ci dà insomma la possibilità, ecco diciamo così, vedremo ovviamente questa intervista. Non so, qualcuno c'ha qualche domanda in particolare, cose così insomma, cose, curiosità più che altro? Sì, sì. Io una. Ma c'è stato per caso qualche episodio vero, reale, che ha ispirato la storia dell'uomo tigre o è totalmente inventato? Allora, sì e no, perché comunque l'uomo tigre è ambientato nel Giappone post-atomico, quindi stiamo parlando del Giappone degli anni 50-55, perché comunque la storia è ambientata nel 69 quando lui lotta sul ring. Ovviamente quando è più piccolo sono passati 10 anni, 69 meno 10 c'ho 59, mettiamo così, 59, tra il 55 e il 59, per cui era un Giappone in ripresa dove c'erano tantissimi orfani, quindi comunque era questa situazione qua. Praticamente lui è la cosa bella di questo personaggio che ha fatto poi maturare, come avete potuto vedere anche voi stessi nel primo, solo nel primo episodio. Cioè ci stavano delle lezioni di moralità allucinante, cioè solo nel primo episodio, e questo si protrae poi per tutta la serie, per cui è importante anche questo, e far vedere, far capire poi un problema importante, che questi bambini nel dopoguerra non avevano un'ispirazione, per cui Naoto lottava per diventare un'ispirazione, un simbolo, quindi una sorta di eroe, diciamo così, ma un eroe in carne e ossa, possibilmente vero. Ok, perché poi vabbè, ovviamente ci sono degli allenamenti che sono impossibili da fare, quindi è un po' caricaturato. Però è così, come il fatto che Mr. X è viola, per dire, nessuno si è mai fatto una domanda perché tutti bene o male sono realistici e Mr. X è viola? Per dire, no? Per quale motivo secondo voi potrebbe essere una cosa del genere? Non è un errore del... del disegnatore, è semplicemente che Mr. X viene rappresentato viola per una motivazione. Allora, molto semplice, l'avevo già detta l'altro anno, ma la ripeto perché molti no, magari non c'erano. E praticamente Mr. X è giapponese, perché i Mr. X della Tana della Tigri sono diversi, ovviamente hanno il nome che cambia a seconda dell'alfabeto. Il nostro Mr. X, quello che accompagna le vicende dell'Uomo Tigre, è Mr. X. Poi ce n'è un altro che è Mr. Y, Mr. Z e tutto quanto, che vanno a rompere le scatole a altri personaggi della lotta in tutto il mondo. Quindi è un po' suddivisa. E Mr. X è giapponese, per cui lui rimediava i bambini o le persone comunque adulte che volevano entrare nella Tana delle Tigri, per cui veniva considerato una sorta di negriero, diciamo così, per cui il giapponese lo odiava perché lui vendeva questi bambini in sofferenza per soldi, lui li rimediava e quindi era come una sorta di regolatore che prometteva cose belle, ma in realtà non erano belle, erano ovviamente 10 anni di sofferenza pura. Poi certo, ovviamente arrivavi in alto, facevi i soldi e tutto il resto, però se non ci arrivavi morivi a chiederci grazie e nessuno se ne fregava. È molto particolare questa, però vabbè, questo è un discorso leggermente più lungo che magari faremo in un secondo momento. Eccoci qua, carissimi amici del Preneste Studios, quest'oggi siamo ospiti del grandissimo Marco Bonetti, ovvero fra le tante cose bisogna dirlo, la prima voce del mitico Uomo Tigre, eccolo qua, l'unico doppiatore vero dell'Uomo Tigre. Ho letto una volta un articolo che parlava proprio di questo, e infatti la prima domanda è proprio questa,
come ci si sente ad essere l'unico doppiatore dell'Uomo Tigre, anche se poi bisogna dire che è stato cambiato e tutto il resto. Non sono l'unico, sono però, stato il primo. Esatto, il primo doppiatore, è come se fosse l'unico, perché? Perché comunque è entrato nel cuore delle persone per tanto tempo e molti si ricordano di quella voce. Esatto. Ma è una cosa che è montata negli anni, perché quando l'abbiamo fatto, io sto parlando dei primi anni 80, era un lavoro per me, un lavoro qualsiasi, un cartone animato come un altro. Non immaginavo che negli anni diventasse un mito di questo tipo. Mi rendo conto adesso di aver fatto una cosa, e di una cosa che ha colpito almeno due generazioni di bambini, o tre, forse arriva fino ai 40, sì. 40, 45, e quando vedo il maschio lacrimare, che gli ricordi tutta tutta l'infanzia e compagnia bella, dicevo, vabbè, allora ho fatto qualcosa anch'io che è rimasto, mi fa piacere, devo dire. Posso confermare. C'era una ragazza che una volta mi disse, ma tu mi insegni, io gli ho insegnato tutte le cose buone che lei ha imparato da bambina. Cioè, quindi, diciamo che sono stato utile anch'io per certi versi, ecco, tutto lì, per il resto è banale lavoro come tutte le cose. Però ecco, per noi italiani ovviamente la voce dell'Uomo Tigre era ovviamente la sua, sì. Quindi per noi era lei l'Uomo Tigre. Sì, difatti il povero Dinelli che mi ha sostituito non è andato bene. Ecco, questa è proprio una domanda che io mi faccio da tanto tempo. Non voglio entrare nelle discussioni, cose per quanto riguarda il cambiamento. Però io proprio ad ascolto, quando eravamo più piccoli, bene o male, non ce ne potevamo accorgere. Però adesso, riascoltandola, forse con la crescita del personaggio, specialmente i dialoghi che si sentono fra il 50° e l'ultimo episodio, forse la voce di Dinelli ci sarebbe stata meglio prima, perché è un po' più, diciamo, un po' più giovane. Sì, vabbè, allora siamo coetanei, io e sì, lui ha la voce forse un attimo più leggera, non lo so. Esatto, per quello, dico, l'impostazione non lo so. Sì. Sarebbe stato diverso. È andata così, ormai vi tenete la mia. Ma è andata benissimo, però ecco, il paragone, pensandoci, dico, perché infatti poi, quando è uscito il secondo Uomo Tigre, è rimasta poi la voce di Dinelli, il personaggio comunque di Tommy Aku, che interpreta l'Uomo Tigre II, è comunque molto più bonaccione, ecco, un po' più imbranato, cose così. Purtroppo poi non li ho seguiti, quindi posso mettere becco su queste cose. Però poi ecco, io ho pure un'altra domanda, sempre riguardando questa cosa comunque del doppiaggio del primo Uomo Tigre. Io riascoltando gli episodi ogni tanto, anche se un po' camuffata, la sua voce era presente però con altri personaggi. Può darsi, perché quando ti pagano poco, quando ti pagano poco per fare un lavoro importante, esatto. Perché poi allora questa cosa qui la doppiavamo ancora in pellicola. Quindi c'erano persone che tagliavano gli anelli, le cose. Coinvolgeva un sacco di persone, quindi quel poco che ti davano per fare 50 episodi, alla fine dovevi economizzare un attimo e probabilmente in piccole parti facevi. Sì, è possibile. Questo non me lo ricordo, però è possibile. No, confermiamo, perché è successo la stessa cosa, e qui mi riallaccio alla bellissima intervista che abbiamo fatto con Nino Scardina l'altro anno, che tra l'altro è poi Nino, se come parla, si riconosce dappertutto. Assolutamente. La voce così particolare. assolutamente sì. Infatti ecco, ne parlavamo di questo discorso della pellicola, tagli, le cose, ma soprattutto anche con lui abbiamo trovato che lui ha doppiato anche altri piccoli personaggi quando ovviamente non c'era Mr. X in scena. Però ecco, anche lui non si ricordava molto. Detti fegatelli. Fegatelli. Il doppiaggio di una volta, no? Rispetto a quello magari odierno o comunque recente, è cambiato molto, giustamente. Ok.
Quindi adesso si premia di più magari il lavoro dopo, quindi post produzione, o rispetto a prima che magari si premiava di più il talento del doppiatore? Adesso si premia la velocità, la rapidità, perché comunque è inversamente proporzionale, più si va avanti meno ti pagano. Questo. Di conseguenza poi il doppiatore che viene premiato di più è quello che fa più anelli in un turno, che è quello che riesce a fare più righe di quando c'è uno speaker da fare, eccetera, eccetera. La qualità, devo dire che era meglio la nostra, nel senso che era più vicina alla recitazione, nel senso che sul leggio stavamo anche in due o tre, se non cinque, no? E che ci si girava, chi parlava andava davanti al microfono, gli altri giravano intorno, mentre adesso fai le colonne separate e poi rischi di non risponderti. Certo. Uno ti fa la domanda e tu dici un'altra cosa, perché proprio non hai la sensazione. Non è in sincrono. Sì, diciamo. Sì, è vero. Okay. Poi l'avvento del digitale ha fatto sì che tu, ciao, andiamo all'anello 6000, pum! E ci va, non è che devi andare a cercare. Quindi è più agevolato, ma di conseguenza sei più penalizzato. Devi essere più bravo, più veloce e più tutto in queste cose. Nel doppiaggio ci sono state tante diverse argomentazioni tra doppiatori un po' casuali, persone che magari hanno prestato la voce dopo aver avuto una carriera incredibile al cinema, no? Durante insomma, gli anni 70, anche 60, gli 80, insomma, un po' varie cose. A cosa ti riferisci? Perché? Faccio un esempio, ad esempio, Vittorio Gassman, per dire, no? Grande attore. Sì, è un pessimo doppiatore. Esatto, però lui si è avvicinato al mondo del doppiaggio, magari ecco, non proprio a grandi livelli, nonostante sia stato un grandissimo attore. Ma non ne aveva neanche bisogno. Esatto. Ne... No, vabbè, però insomma... È come sordi. Quando l'ho sentito fare un film normale faceva pena, riconoscevi subito, ti veniva da ridere. Appunto, questi doppiatori grandi, cioè un po' casuali, che non hanno mai fatto per lavoro, ma che si sono trovati comunque a doppiare, hanno avuto molte difficoltà. Invece al giorno d'oggi ci sono persone che non fanno né gli attori né tantomeno i doppiatori, però si trovano magari a doppiare un film perché sono personaggi famosi. Mi viene da pensare a cronisti sportivi? Sì, cantanti. Sì, ma soprattutto questo avviene nelle major, quando fanno il cartone animato. Ok. Ed è una cosa americana. Allora sul topolino Gigetto ci mettono un grosso nome perché ha un richiamo. Poi, Fiorello ha fatto di... Ha doppiato Anastasia, il cartone adesso Disney. Ovviamente non sanno doppiare, non sanno, portano solo semplicemente il loro nome e la notorietà in un astro, portando via il lavoro. esatto. Questa è un'altra cosa, insomma, che poi... E lo fanno per, forse per soldi, anche per un po' di gigioneria, per tante cose, no? Non ho idea, non ho assolutamente idea. Possiamo dire che non gli piace il doppiaggio delle persone, magari, non ce n'è proprio uno. Non c'è bisogno, non c'è bisogno, esatto. Perché c'è tanta gente brava. Infatti noi lo diciamo sempre, che noi, a parte con Nino l'anno scorso, ma anche in altre occasioni, abbiamo avuto modo spesso di parlare tramite un nostro amico che ce l'ha portato ospite, con Davide Perino, un giovane doppiatore molto molto bravo e che ha doppiato già tante cose anche molto importanti, che il doppiaggio comunque italiano è uno dei migliori quando si vanno a prendere i veri doppiatori, quelli venuti dalla scuola di doppiaggio. Sì, oddio, lì c'è un'altra cosa, quelli che lavorano molto poi hanno più o meno, ci va una sana via di mezzo, sì. Perché se no hanno quel modo di fare che noi chiamiamo il doppiaggese. Ok. Il doppiaggese è una lingua sua, molto, e sono tutti uguali, monotono, monotono, tutti così allineati, mentre ci vuole qualcuno che è un po' pazzo, qualcosa, ma Nino Scardino. Però ecco, io volevo fare proprio questa domanda, perché io so, poi non so se è vero, lei ha fatto tanti film anche all'estero. Io? Sì. Sì, lavorata in Francia, se non ricordo male. Sì, in Francia. Che differenza c'è tra i film magari italiani e i film francesi? Ovviamente quelli dove
del, dove insomma ha potuto lavorare. Ah, sì, a parte il fatto che forse non parliamo di film, ma parliamo del, di televisione. Televisione, sì, 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 sì. Televisione, girato, sì, sì, girato, girato così. E devo dire che il modo di girare è diverso, è molto più rilassato. Per esempio ho lavorato con gli americani, io ho lavorato con Jamie Lee Curtis una volta. Sì, sì, no? Assolutamente. Lì per esempio non si sente volare una mosca. Cioè, tu sono tutti in cuffia, nessuno parla, nessuno cosa, e l'attore è considerato in un certo modo. In Francia è uguale, sono tutti molto, molto, molto professionali. In Italia abbiamo questa creatività, okay. Che si chiama rumore. Ah. Oh, ma dammi questo, passami! E tu sei lì che provi con le scale che ti passano sopra, no? Quelle cose strane. Infatti io una volta ho fatto una cosa, ho portato mia figlia, ha detto vuoi vedere come si fa una soap in Italia? Sì. Ed è venuta, e a parte che quel giorno abbiamo fatto, non so, dalla puntata 40 alla 70, tutto in un giorno, ma era questa cosa delle scale. Sì. Non c'era insomma un, sì, no, non c'è una modo tranquillità. Di, non c'è modo di. Ho lavorato con Aznavour quell'altra volta in Francia, e anche lì era tutta un'altra storia. Ti venivano a prendere, ti venivano a messe sei, non so, io ho avuto la sensazione di essere trattato meglio. Ah, okay. Più... un pochino più, cioè, no. Sono più tranquilli, diciamo così. Vedete, con gli spagnoli ho fatto una cosa buffa. Sì. Ho fatto un carosello, sono stati carini, siamo andati a girare a Monaco di Baviera, sì. Abbiamo girato in un U-boat. Ah, il sottomarino? Sì, bellissimo. Tagliato in due così. Bellissimo. Tagliato in due così e niente, non posso dire altro, era soltanto, poi era appunto, essendo una pubblicità un paio di giorni. E si faceva, comunque è carina. È bello quando il lavoro diventa internazionale. Ah beh, assolutamente. No, e quindi c'è anche modo magari di variare anche nel sia sul set. Ah, ma anche capisci tante cose, sì, ti si apre la mente. No, è bello, è proprio bello. Prima era più semplice, però mi sbaglio? Che magari artisti, attori, cantanti, magari potevano anche espatriare un pochettino di più. Adesso la vedo più difficile. È come se fosse no, un po' no, tutti... devi dedicarti, CCC. Perché non è che ti chiamano così se sei una persona importante. Se fai coproduzione, ecco, allora ti chiamano, eccetera, eccetera. Se no ci devi dedicare. Io mi ricordo una volta sono stato a Parigi, sono stato là un periodo e lì ho trovato un agente, abbiamo fatto delle cose e poi dopo la famiglia ti riporta di qua, però... È una cosa che come anche in Germania, gli attori italiani lavorano in Germania, sì. nelle fiction, nelle cose, però ti devono conoscere, ti ci devi dedicare, devi avere un agente, devi... Vabbè. È così, come tutte le cose. Devi essere anche ben pubblicizzato, diciamo esatto, così, alla fine diventi... È un po' come nel calcio, diciamo così. Sì, devi essere, esatto, se hai un buon procuratore, giochi pure sulla luna, insomma. Quindi se hai un buon agente o manager, come adesso... si chiamano e puoi andare a recitare dappertutto. Un'altra domanda collegata e poi ritorniamo al mondo dell'uomo tigre. Sì, perché loro ce lo chiedono. Anche perché questo è il nostro evento che si chiama proprio Il Potere della Tigre. Occasione del 53esimo anniversario della creazione dell'uomo tigre. Perché da noi è arrivato nell'82, la prima stagione. Però in realtà la prima serie è del 1969 in Giappone. Sì. Per cui insomma era... Come al solito ci abbiamo messo un pochino a farla arrivare. Io presento anche un programma radiofonico. Conoscendo un po' la musica italiana e tutto il resto, scoprendo un pochettino, ho saputo che lei ha lavorato anche con due grandi nomi della musica italiana. Tipo? Domenico Modugno e Massimo Ranieri. Ecco, Domenico Modugno viene considerato un po' come il Frank Sinatra. Ah, Massimo Ranieri? Massimo Ranieri, mi sbaglio? Ti sbagli, sì. No, io non ricordo. Io ero convinto che fosse Massimo Ranieri. Modugno, abbiamo fatto il Cirano. Esatto. Cirano, che è stato un bellissimo musical, che è durato due stagioni, poi ci ha portato
ci ha portato in Argentina, in Cile, in Brasile, così è stata un'esperienza importante, perché poi è stata una delle prime mega produzioni. Io ricordo che allora una produzione teatrale valeva 20 milioni, 25 milioni, così. Cirano già 120, 140. Ma perché? Perché c'erano 40 ballerini, i coristi, vabbè, certo, gli acrobati, noi attori eravamo una marea, sì, e poi c'era l'orchestra dal vivo, c'era persino una capretta. Che bene o male ha bisogno di una persona che poi la guardi, che la grotta. L'assistente. c'era bisogno del teatro tenda, perché teatro tenda era una cosa talmente grande, cioè, che poteva riunire tutti che questi. Poteva riunire, non puoi farlo. Io adesso sto facendo Falstaff e Le Allegre Comari di Windsor in teatro. Siamo in 13, più i tecnici, e non tutti i palcoscenici vanno bene per 13 persone contemporaneamente, e in più la scenografia, quindi tutte le sere ci sono delle cose. Ma poi certo bisogna pure avere il proprio spazio per esibirsi. Certo, infatti qui a Roma andremo in un grande teatro, perché è una produzione del Belli. Il Belli però è piccolo. Sì. È piccolo, e quindi non ci possiamo stare, dobbiamo andare da un'altra parte. E torniamo all'Uomo Tigre. Esatto, prendiamo la maschera, ovviamente, e cominciamo con una serie di curiosità, molto semplice, sì o no, come risposta. Facciamo poi ti faccio ridere. Dai. Un esempio pratico. L'Uomo Tigre festeggerà 53 anni, e in più ha avuto anche una vita vera propria. Cioè, nel senso, c'è stato uno, ma poi alla fine sono susseguiti tantissimi, lottatori nel wrestling che ha preso ispirazione da questo cartone, e la federazione giapponese negli anni 80, visto l'incredibile successo della seconda serie, ha creato proprio un personaggio, un lottatore che interpretasse l'Uomo Tigre. Sì, perché... l'ho visto, ma non è... esatto, quindi è un sì. Sì, sì. Ok, a posto. Perché voglio arrivare a fare questa curiosità? Perché per noi è anche un grande omaggio, ma anche un dispiacere, visto che purtroppo il 1 ottobre ci ha lasciato il grande Antonio Noti. Mm. È stato uno dei personaggi cardine della prima serie, insomma, dell'Uomo Tigre. Lì però purtroppo non ricordo chi lo doppiava. Per cui la curiosità è... se lo ricorda chi lo doppiava Antonio Noghi? Perché purtroppo nelle nostre pure informazioni, anche cercando su internet, non si trova il doppiatore. Se ci può aiutare? No, francamente non ricordo, no, non come dico sbaglio. Purtroppo... Non dico sbaglio, Antonio Noghi, sì, che poi doveva essere una voce importante, penso. Sì. No, non ricordo. Non si trova. Se me lo dicevi prima, forse è una ricerca. Non ci ho pensato, ovviamente, di qualità, non ci ho pensato. Però ecco, magari troveremo chi è. Poi un'altra curiosità, che ancora ad oggi il fenomeno dell'Uomo Tigre è diventato internazionale, perché ci hanno fatto film, ovviamente, di dubbia riuscita, possiamo dire, molto particolari. Nonostante l'abbiano fatto i giapponesi stessi, però il mito continua ancora a crescere nonostante siano passati tanti anni. Che dicevo prima, esatto. Ma in tutto il mondo, infatti, ci sono ancora persone, sia in Giappone ma soprattutto anche all'estero, che vanno negli orfanotrofi a fare delle donazioni e come si firmano un'autodate, sì. E nessuno sa chi è, quindi la cosa bella è proprio questa. Ha sviluppato esatto. una scia di bene. Esatto. È curiosa questa cosa. Ha sviluppato tantissimo. E poi io confermo, perché, e qui apro una piccola parentesi salutando anche gli amici e soprattutto ringraziando anche Hermes, che mi ha dato la possibilità di avere il contatto. E quindi niente, che noi comunque portiamo in scena tanti personaggi con Tana delle Tigri, Italian Cosplayer, un gruppo di ragazzi di tutta Italia che si travestono come i personaggi dell'Uomo Tigre, portiamo in scena tante cose, anche semplicemente per fare delle foto nelle fiere. E la cosa bella è che, come dicevamo all'inizio, l'Uomo Tigre prende una, due, tre, ma forse anche quattro generazioni, tanta gente. Sì, io ho fatto personalmente foto con bambini di 5-6 anni l'anno scorso.
ho fatto le foto con persone di 60 anni. Delle riedizioni, adesso hanno fatto il cofanetto, queste cose così. Sì, sì, e infatti... È un po' come... Una sera ho portato mio nipote a vedere i Beatles qui alla... che non sono i Beatles, sono degli imitatori. Sì, sì. Quindi, ma quello che volevo dire era che i genitori portavano... come ho fatto io, portavo mia nipote a vedere i Beatles, che probabilmente quelli che si ricordano del Mamo Tigre si poi fanno vedere i nipotini, queste cose qui. Poi c'è anche gente che invece da bambino non glielo facevano vedere, era proibito perché assolutamente era troppo violento, sanguinolento. Magari i temi trattati, comunque stiamo sempre parlando del Giappone del subito dopo guerra, questo lo rimetto di qua, se no perché poi... Del Giappone subito dopo guerra, insomma post atomico, tanta fame e quindi magari ecco molti orfani soprattutto. E quindi partiamo proprio da un cartone abbastanza anche un pochino pesante come questo tematica. Questo non ci avevo pensato, non ci avevo pensato del dopoguerra, perché stiamo parlando comunque del Giappone degli anni 50. Un dopo guerra. Sì, quindi 50, 55 più o meno, no? Calza. E quindi è un discorso importante, cioè bambini che non hanno punti di riferimento, per cui la bellezza di questo personaggio, infatti poi chiedo a lei perché l'ha interpretato come doppiatore, è che lui da bambino già si sentiva una sorta di punto di riferimento per dei bambini che non avevano un papà e una mamma, non avevano famiglia. La forza del personaggio è questa. La forza del personaggio è questa. Che lotta contro il male, contro Tana delle Tigri, che invece l'aveva fatto diventare l'uomo tigre. Esatto. Questo perché l'ho ripassato, non mica me l'ho ripassato. Vabbè. L'ho ripassato per precedenti interviste. Sono come uomo tigre, cosa ha fatto? Vabbè, noi siamo un po' più tranquilli, abbiamo saltato un po' diciamo, di argomenti, sì, perché alla fine poi noi una chiacchierata insieme perché mi fa molto piacere questa cosa. Ti volevo far ridere prima perché un giornalista una volta mi fa, come facevi la voce dell'uomo tigre con la maschera? Io ho detto, così. È rimasto malissimo perché pensava che ci fosse dietro un artificio. Qualcosa, perché poi la gente è tutta abituata magari anche al discorso dei grandi film, per esempio Il Padrino, no? Con Marlon Brando che aveva praticamente una struttura. C'era anche la famosa leggenda che lui avesse una patata in bocca per fare questo. Sì, no, in realtà non è vero. No, qualcosa aveva, credo aveva messo del cotone o qualcosa aveva. Sì, avevano... Ma si vedeva anche quando parlava che c'era qualcosa dentro. Sì, comunque, sì. Beato lui l'ha fatto. Perché, Quindi, praticamente per raddoppiare l'uomo tigre con la maschera... No, Autodate parlava così, l'uomo tigre parlava. Qual è la frase più, se se la ricorda, la frase più bella che dice l'uomo tigre? Con la sua voce. Tana delle Tigri, è arrivata la tua fine o qualcosa del genere. E quindi, invece, ecco, questa qua insomma è la cosa bella, no? dell'uomo tigre, che magari comunque poi rimane sempre uno dei cartoni più belli. Però c'è tutto all'interno, c'è tutto, c'è anche, a parte la violenza, vabbè, però c'è comunque un amore che sì, è lui, destinato a certo, non è... A non realizzarsi. Perché come tutte le grandi pubblicazioni, sia letterarie, cinematografiche, quant'altro, l'eroe è sempre solo. L'eroe è solo. Sì. Infatti non si può permettere questa cosa, perché lui è diventato in quel periodo lì un poi singolo. Lui deve fare la sua vita, non può legarsi a queste... Perché ha paura delle anche le ripercussioni del malvagio Mister X. Certo. Io ti copo la moglie. Com'è stato invece lavorare proprio con Nino? Un'esperienza? Perché a lui abbiamo fatto la stessa domanda. Lui è molto divertente, per cui era un piacere. Assolutamente. Era un piacere lavorare con lui. Ci siamo fatti delle gran risate. No, ma tutto l'insieme era carino. Io non ricordo... Cose sgradevoli. Nino Scardina è poi una valanga di parole, per cui a differenza di me io già parlo meno,
quando siamo andati, quando siamo andati su per il cinquantenario, ha tenuto lui. E io dicevo sì. Vabbè, sono d'accordo. Vabbè, vabbè. Però è un bravo Mister X anche sì. Ma detto che adesso, ma detto che adesso esce un nuovo Uomo Tigre con una Mister X. Ah, è già uscito, in realtà. È già uscito. Sì. Aspettiamo il doppiaggio. E non sappiamo chi sarà, perché c'è. È uscito nel 2016. Hanno già fatto tutti gli episodi. È anche molto, molto bello. E c'è un nuovo Mister X. Un nuovo Mister X. Ripercorre un pochino i fasti della prima serie, lasciando perdere la seconda. Ed è molto particolare. Ma tu l'hai visto? Io l'ho visto. Io l'ho visto, in giapponese. Devo dire la verità che non è stato molto facile. Però poi l'altro anno ci siamo anche divertiti, perché Nino non lo sapeva di questo nuovo anime, e allora ho scelto un pezzo dove c'è l'episodio dove Mister X, però non è quello originale, non si è capito da dove è uscito fuori questo Mister X. È identico, spiccicato, non è che è più grande, più piccolo, c'ha la no, è uguale, identico a quello del 69. E abbiamo doppiato una cosa insieme dove io interpretavo Miss X, quindi insomma non è proprio la stessa cosa. Anche il nostro regista la chiedo se la ride e vabbè, comunque insomma, niente, un altro aneddoto finale sull'Uomo Tigre, un pensiero geniale. Lo devo dire io? Sì, così? Un pensiero così d'amblè. No, mi prendi la sprovvista. Comunque ripeto che sono stato a posteriori molto felice di aver contribuito a diffondere il bene in alcune generazioni di giovani italiani. Ecco, tutto lì. Per il resto, io poi è talmente lontano che me lo ricordo vagamente. Tutta la storia. Poi vabbè, magari uno anche con tanti altri impegni e cose, è normale. No, ma certo. Incentrarsi poi sì, su... Sì, no, ma io adesso ho qui due o tre cose che ho rivisto. Ho detto, sono io. Sì. Non ho fatto io. Tra l'altro, ecco, a proposito di cose fatte, io un giorno ero a casa, stavo veramente vedendo la televisione e sono un amante delle serie televisive crime. Ah. Mi piacciono moltissimo i polizieschi. E a un certo punto vado a vedere, giro, dico, ma io questa persona la conosco. Poi ho sentito la voce e dico, ma questa persona la conosco. Era lei, che faceva parte. In che cosa? In Risse Delitti Imperfetti. Ah, Risse Delitti Imperfetti. E allora ho detto, ma io l'ho già visto, ho sentito questa voce da qualche parte. Quindi... No, credevo... Ah, perché sì. E Risse, lì ho fatto un paio di cadaveri. Ho fatto pure il provino per fare il cadavere. Infatti, questa è bella da raccontare, però com'è fare un provino per un cadavere? Ah, guarda, è buffissimo, perché questo regista, mi ricordo allora, lui si chiamava Swift, mi dice, allora tu fai, prendi questa cosa, la bevi e poi ti accorgi che è veleno e stai male e poi muori. Vabbè. Buttato sul tavolo, lui non diceva mai stop, no? Si è poi attaccato alle tende. Certo, poi ma che cagare, smetti, taglia, e che sarà mica così. E poi discuteva sul fatto che io potessi essere un cadavere in acqua, un cadavere fuori acqua. Ah, ok. No, perché la cosa era, ti fa vedere da cadavere e poi dopo c'è il flashback della cosa. E in uno ero un cadavere, sono trovato su un tavolo
Toglievano addirittura i vermi fuori dalle orecchie, non so se è quello che hai visto te. Sì. Sì. Quello non l'ho più visto. E un altro invece cos'era? Io ho visto quello lì esattamente. Io però ecco, non mi immaginavo tutto questo. Lo racconto perché fa ridere. Ma come fa il provino per il cadavere? Infatti era divertente perché dico, ma provino per il cadavere mi ha fatto ridere subito, infatti ho voluto chiedere. No, quando dicevi crime pensavo che avessi visto i vecchi Maigret, quelli ancora in bianco e nero. Qualcosa sì. Perché quelli lì prime cose che facevo qui a Roma, quelli con Gino Cervi, ci siamo molto divertiti a fare quelle cose lì, cascare dalle finestre, una volta abbiamo anche e non c'entra niente con l'Uomo Tigre, scusate, abbiamo raso al suolo l'operatore con la macchina e tutto, con una Porsche sting, che non si è fermata al coso. Incidenti di percorso. Sì. Noi ci ridiamo, magari l'operatore un po' meno. Ma non si era fatto granché. Meno male, E vabbè, come detto, noi abbiamo concluso questa chiacchierata piacevole con Marco Bonetti, la voce dell'Uomo Tigre, per il nostro speciale, diciamo così, un piccolo speciale che mostreremo la sera che organizzeremo questo bel evento insieme con tutti i nostri soci più affezionati. Comunque, come dico sempre io, da 53 anni il motto è sempre lo stesso: Tana delle Tigri non vivrà. Però l'altro anno non l'abbiamo potuto far dire da Nino Scardina, perché era il doppiatore di Mister X, e quindi quest'anno però Tana delle Tigri non vivrai. Perfetto ragazzi, meglio di così, questa è la chiusura perfetta. Noi ringraziamo ciao a tutti Marco, ciao grazie a tutti. E grazie a voi, alla prossima.